Di lavoro si vive e non si muore. È bene ricordarlo poco dopo la giornata mondiale dedicata alla salute e alla sicurezza sul lavoro, istituita il 28 aprile, per non dimenticare l'importanza della prevenzione di infortuni e malattie legate alla propria attività professionale. In questo senso, nella Sala dei Santis della Regione Campania è stato sottoscritto il protocollo promozione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro e dell'occupazione di qualità nell'ambito del tavolo del partenariato regionale. Un accordo fra le parti, il primo in Italia, che prima le aziende che contrattualizzano le donne che rispettano i termini e le regole sulla sicurezza. Prevediamo di inserire nei capitoli di gara delle premialità da riservare alle imprese che rispettano le norme di sicurezza sul lavoro, che si impegnano anche a garantire la stabilizzazione del personale dipendente, a garantire occupazione femminile, occupazione di disabili. È dunque un documento molto importante che viene firmato. Ovviamente sicurezza del lavoro ha senso se si crea il lavoro, e da questo punto di vista non vi è nulla di sbloccato da parte del governo nazionale. Non vi sono fondi sviluppo e coesione, sono bloccati gli interventi nella ZES, zona economica speciale, e così via. Quindi bisogna sollecitare il governo perché siano sbloccate le risorse e si aprano i cantieri. È un protocollo che prevede delle premialità per le aziende che, partecipano a gare con l'applicazione dei contratti collettivi nazionali più tutelanti, così come anche i subappalti, e la garanzia della tutela dei luoghi di il lavoro verrà opportunamente poi sostenuta da risorse economiche, e quindi finalmente anche il dumping contrattuale insieme al risparmio su quei costi diventerà invece, si invertirà una tendenza. Io credo che questo sia un protocollo che è una buona pratica e dimostra come è efficiente l'amministrazione, la politica, e quando si fa squadra con le parti sociali e le organizzazioni sindacali. Protocollo, una novità in Italia, può fare scuola. Il primo che si fa in Italia, per noi è fondamentale garantire maggior punteggio a chi assume donne, a chi rispetta i contratti, a chi rispetta le regole sulla sicurezza.